I tempi tecnici sono comprensibili, non sono comprensibili i tempi morti, noi i tempi morti non ce li possiamo permettere. Romolo Trenta è uno di quelli che andrà a protestare il 18 maggio a Roma. È un architetto e si muove nel borgo di Pretare, dove c'era anche la sua casa, la seconda, quella del cuore, ad Arquata del Tronto. La frazione è smembrata nell'identità se non fosse per la chiesa del crocefisso del 1400, tenuta su dalle messe in sicurezza e l'effigie sull'architrave di una casa che risale al 1564. Testimonianze di una storia antica lasciata così a quasi 3 anni da quegli interminabili 42 secondi che hanno rovesciato armadi sui letti, bloccato le porte, raso al suolo i borghi aggrappati alla montagna dell'Appennino centrale, ucciso 51 persone nelle altre frazioni arquatane. Dalla notte del 24 agosto qui si muovono come fantasmi i pupi della rappresentazione della leggenda delle fate legata alla Sibilla, quell'ombra di mito che dà il nome alla stessa catena montuosa. Pretare, il paese delle fate, perimetrato come altre 6 frazioni arquatane, aspetta il progetto su come sarà. È arrivato il momento di andare a protestare perché dopo 3 anni, fra poco appunto, di questo evento naturale ma disastroso, abbiamo il dovere di dare una scossa alla politica, quindi noi attendiamo dai politici che sono al governo, da quelli che ci sono stati, da quelli che ci saranno in seguito, di avere un'attenzione, come dire, su questo tema che deve essere fatto con estrema dovizia, perché fino adesso si è perso tanto di quel tempo che queste zone saranno deserte fra qualche anno. Nel frattempo la gente muore, la gente perde i contatti, questa è una comunità che vive tra residenti e non residenti, quindi vanno ristabilite subito le economie di queste due comunità, che poi sono tutti quanti gli oriundi di queste zone, non vengono, come dire, dalla luna. Le procedure sono lunghe, per fare una progettazione occorrono mesi, tra l'altro le progettazioni sono anche impedite al momento là dove sono le zone rosse, quindi dove siamo in questo momento è una zona rossa, è una zona perimetrata. Quindi nel frattempo sì, i tecnici potrebbero fare qualche esercitazione, ma il progetto non può essere presentato. Le nostre seconde case sono le case dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi facciamo parte dell'economia del paese, della comunità del paese. E non vedevo l'ora che finisse la settimana per essere presente qui a Pretare come tutti quanti i fine settimana. Quindi mi sento radicato sul territorio per dinastia, per scelta, per abitudine. E la grossa soddisfazione che ho è che forse la mia non è soltanto una fissazione, ma molto probabilmente è una realtà, perché questi posti sono magnifici e le mie figlie e i miei nipoti sono altrettanto innamorati di questo posto.